Io sono Finalmente ti scrivo, di Carmen Leyra Moravia. Mi era sembrata una sentenza, nessuno ti amerà mai come me. Arrogante e insensata. Ma forse avevi ragione. Non che non sia stata amata prima o dopo. Mi amano, ma a una certa distanza, comodamente, senza alterare antichi equilibri. Si tratta per lo più di amori sterili, effimeri, incompiuti, comunque inutili. Ed io so amare. Sapresti ancora riconoscermi e amarmi? Ancora più ordinata e maniacale, più stanca, più insonne, più spirituale, più fatalista. Sarei stata più complice o definitivamente lontana. Continuo a frequentare l'Oriente, quasi unica fonte di ispirazione. L'Occidente è stanco, come noi. Noi siamo Requiem di Isabella Santa Croce. Un cuore artificiale io vorrei. Nessun suono, non questo pianoforte pieno di violini, non questo slancio che nasconde sotto ali così immense. Non quei sogni, nessun suono. Meccanismo meccanico perfetto. Spietato e infallibile. Robottino di ceramica al comando. Non provare nulla. Ritrovarsi la distanza necessaria perché neppure mi sfiori il sentimento. L'amore, straziato dall'irismo. Nessun suono. Nessun volo verso l'alto, alla ricerca di bellezza. Non dolcezza, non dolore, non speranza, non la rabbia, non la delicata voglia delle braccia che ti tengono per sempre. Nessun suono, non cadere per l'affanno di trovare della luce laggiù in fondo. Non questo slancio che nasconde sotto ali così immense. Non quei sogni, nessun suono. Un cuore artificiale, io vorrei. Ferro duro sotto il petto. Guerriera che non soffre nella lotta. Questa tregua, questa anestesia grandissima. Questa corsa in mezzo al sangue, senza lacrime. Sempre altrove. Sempre forte. Invulnerabile. Magnifica. Dai, prova a ferirmi. Io non sento. Non ci sono. Sempre altrove. Sempre forte. Invulnerabile. Magnifica. Dai, prova a ferirmi. Colpisci con potenza. Fammi fuori. Urlami qualcosa di terribile. Io non sento. Non ci sono. Sempre altrove. Sempre forte. Invulnerabile. Magnifica. Noi siamo Tappeti di guerra di Edoardo Marino. Ognuno di noi dorme. Ognuno di noi mangia. E ancora, lavora, fa l'amore, a volte prega, si veste, si confronta con gli altri, parla e sogna. Le storie di ognuno di noi restano però molto spesso ignote al resto del mondo. La storia ciclica, quella che si ripete ogni giorno, quella delle donne e degli uomini di cui nessuno conosce i nomi, quella fatta di spese al mercato, di cene da preparare, di dialetti, di piccole speranze, quella della strada, sembra non interessare. E allo stesso modo non interessano le prefazioni, spesso. Ebbene, questa è una prefazione che anticipa la storia di un paese ricostruita attraverso le trame dei tappeti. E se i temi rappresentati
dai tappeti in questione sono grandi temi contemporanei. A ordirne le trame sono spesso donne e bambini di cui nessuno conosce i nomi. Piccole vite. Interessa? Interessa sapere che vi sono luoghi in cui tutte le attività, o quasi, delle persone che vi trascorrono le proprie esistenze si svolgono attraverso un unico strumento, che è pure il mezzo con cui vengono raccontate le loro storie. Uno di questi luoghi è l'Afghanistan, e lo strumento sono proprio i tappeti. Se interessa, nelle pagine che verranno dopo questa, si potrà scoprire come la cultura afghana sia strettamente legata, attraverso molti nodi, alla tessitura dei tappeti. Sui tappeti gli afghani hanno dormito, con i tappeti si sono coperti dal freddo, attraverso i tappeti hanno raccontato le proprie origini, spesso arricchendoli con simbologie care ad Allah. Poi è arrivata la guerra. Io sono a bucarmi il cuore di Sandra Giuliani. E questo è il giardino in cui persi il nome. Lo trovasti tu, ridendo. L'amore ci rende e ci lascia, sempre. Se arresta il cuore, se dal ventre sale, se ci colpisce in faccia, sia questo il gioco che ci rende pari, ugualmente imperfetti. Sono il mare che ti viene a cercare, lo smarrimento infinito della rima. Io sono essere un fiore, di Maria Pawlikowska. Fioriscono, tacciono tra le foglie, legati a un palo o abbarbicati ad una grata. Decorazioni? Prigionieri? Comparse? È facile ammirare i fiori, ma essere un fiore